Eccoci qua, una buona serata, bentrovati anche per oggi con l'appuntamento Il Bello di Dirsele, 19:20, un'ora dove si parlerà un po' di quello che è accaduto durante il corso della giornata. Abbiamo veramente una fucina di situazioni da spiegare, da sviscerare, grazie anche ai contributi dei nostri ascoltatori che ci mandano video, questo ci fa molto piacere. Parleremo ovviamente del Covid, della situazione, parleremo anche di un libro che ha fatto il nostro Paolo Scarcello, che si occupa di Montefeltro, che è praticamente una zona della Romagna. Poi invece entreremo nel vivo perché parleremo della Festa dell'Unità. Dice, come mai? Ma come mai? Ieri abbiamo accennato un po' di cose che sarebbero accadute con il fatto di essere praticamente ospite in questa Festa dell'Unità nazionale del nostro Premier Conte. Tra le altre cose volevo giustamente solo accennarvi questo piccolo particolare. Siamo l'unica emittente televisiva che siamo riusciti a registrare una testimonianza, un'intervista al Premier Conte. Per cui la vedremo noi nel corso di questa nostra serata. Ma attenzione perché anche le problematiche che avevamo accennato ieri inerenti alla Festa Unità, diciamo così, all'assemblamento, c'è il nostro Christian che ha qualcosa da farci vedere e anche il nostro Robby Giusti, insomma, quindi veramente un puntatone incredibile. State con noi perché oltre a questo ci sarà anche dell'altro, ma intanto andiamo a ascoltarci questa canzone che a noi di TVB Studio 85 fa molto sorridere e appunto Sono Nato Bello. Irresistibilmente le colpisco al cuore, più nessuna si difende, il mio sguardo è fiero, sensuale com'è, le distrugge tutte, mi sento proprio me. Capelli al vento, tutte svengono ai miei piedi, benedetto specchio, sempre fisso stai lì, io mi guardo bene, oh mamma che fortuna. Fiero, sensuale com'è, le distrugge tutte, mi sento proprio re. Di dirlo. Irresistibile sei tu. Lo so. Tu sei nato bello. Oh. Irresistibile sei tu. Lo so. Tu sei nato bello. Irresistibile sei tu. Tu sei nato bello. Irresistibile.
Eccolo qua l'appuntamento, il bello di dirsele, parte sempre musicalmente parlando alla grande, anche con il nostro Paolo Scarcello, il suo singolo Sono Nato Bello. Paolo, che tra l'altro non è solamente un cantante, non fa solamente piano bar, non è solamente un musicista, ma è anche autore di un libro che ha riscontrato un ottimo successo perché parla di un posto magico, fatato nella Romagna, che è appunto il Monte Feltro. Dovremmo averli in linea in questo momento. Ciao, ci sei Paolo? Sono, ciao! Ciao Paolo, allora intanto complimenti, la canzone ha già, ti ho detto che è diventata una delle nostre hit qua di TVB Studio 85, e poi invece adesso parliamo di questo libro, perché non sapevo, non ero a conoscenza che tu, tra le altre cose, tra le altre virtù, hai anche il dono di essere un autore di libri, come appunto questo di Montefeltro. Come ti è nata l'idea? Ci vado sempre ben volentieri, e io e mia moglie abbiamo perso 2 anni a girare per le case, raccontare, chiedere aneddoti, storie meravigliose che ci sono in quel luogo, ecco. Ma dov'è esattamente, dove si trova? Perché è un fazzoletto di terra meraviglioso in Romagna, ci puoi indicare più o meno la posizione, diciamo, tipo Google Map? Saleo, Fido Belforte, Lisauro, Pian di Meleto, queste zone qui. Quindi, Macerata Ferria. In provincia di? Pesaro e Pesaro Urbino. Ah, ok, perfetto, dai, abbiamo localizzato la zona. Per cui questo è Montefeltro, è un paese ricco di storia e anche di aneddoti, perché so che tu all'interno di questo libro hai raccontato anche un po' le varie vicissitudini che sono successe nel corso dei secoli. Sì, sì, storie di fantasmi, di cavalli che si sentono, di trire a Penabilli durante fantasmi di cavalli di chi dell'Ottocento, ecco. Cioè, nel senso che si sentono ancora questi cavalli in Trire, però non ci sono cavalli, quindi sono dei cavalli fantasma, insomma, se ho ben capito. Questa città che sto vedendo è sulle cime del Sasso Simone, è una piana di circa 2000 metri dove Cosimo dei Medici voleva fare una roccaforte, il suo sogno. Ho capito. Quindi insomma, noi diamo anche un consiglio agli amici che sono alla visione in questo momento di fare una capatina, magari se siete da quelle parti, perché no? Perché questo Montefeltro è proprio un paese ricco di storia e di tradizioni, di aneddoti. Poi siamo curiosi anche di capire se esistono veramente questi cavalli di Trire che sono dei cavalli fantasma, giusto Paolo? Anche le campane suonare non tira nessuno la corda, cioè suonano quando gli pare a loro, insomma. Sì, ogni tanto gli piacciate il brillo, ragazzi. C'è scritto nel libro. Senti, allora, una cosa importante Paolo, se qualcuno volesse prendere informazioni sul libro, dov'è che si può acquistare? C'è una vendita online, bisogna venire direttamente a casa tua, come funziona? Direttamente da me o su Facebook, sulla mia pagina Facebook Paolo Pasca, o anche su Gianni d'Oro, gruppo Gianni d'Oro. Sì, e comunque se ci fosse qualcuno che avesse così piacere di qualche altra delucidazione, può telefonare qui in redazione, saremo ben lieti di indicare il tuo indirizzo e il tuo numero di telefono, Paolo. Certo, volentieri questo. Bene, io ti ringrazio della tua presenza, ti auguro una buona serata, rimani con TVB Studio 85 perché abbiamo delle notizie veramente bomba. Mi raccomando Paolo, non andare via, rimani con noi. Io vi auguro una buona serata a voi e a presto, ci risentiamo con nuove notizie. Perfetto, ottimo, ciao, grazie. Allora amici, 346 10 77 159, quando Zappe riusciremo ad allargare sto numero, che ci sono gli acciaccati come me che non lo vedono da casa, dice Luca non si riesce a telefonare su WhatsApp, noi il WhatsApp non lo possiamo usare, ci sono i numeri di telefono che sono troppo piccoli, preferiamo invece interagire con Facebook. Beh, allora se preferisci questo ti diamo anche la nostra pagina Facebook, dove siamo in collegamento in diretta anche su Facebook a TVB Studio 85, che questo appunto è la nostra pagina Facebook. Intanto facciamo anche i saluti a coloro che sono già entrati a visionarci. Allora, diamo un'occhiata ai dati di questo coronavirus. Siamo abbastanza preoccupati, ma anche abbastanza tranquilli. Ecco, diciamo che non mi sembra una tendenza troppo, diciamo così, pericolosa per i contagi, però comunque bisogna sempre tenerla monitorata, in virtù anche del fatto che ci sono stati molti più tamponi rispetto magari al passato, per cui magari ci può essere qualche caso in più. Si può anche, diciamo così,
considerarla in questa filosofia. Allora, 34.734 sono 945 in più i contagi rispetto praticamente al giorno precedente, ma andiamo a vedere direttamente la nostra regione, l'Emilia Romagna. Lo so che c'è anche gente che ci sta seguendo da altre regioni, però insomma noi, la TV è dell'Emilia Romagna, per cui insomma diamo un occhio di riguardo perlomeno. Sono 3.554, ce ne sono 22, se leggo bene, in più rispetto al giorno precedente, quindi più o meno dai, è ancora una cosa gestibile. Però la situazione inerente al coronavirus, che desta preoccupazione, diciamo che sembra quasi che ci siano delle situazioni che sono molto pericolose, ma non sono tenute in considerazione, come magari la chiusura degli stadi, come la chiusura delle discoteche. Ci sono altre aggregazioni, altri eventi che magari incutono ancora più pericolo, però non sono tenute tanto in considerazione. Per cui, insomma, a tal proposito, io direi di mandare il nostro Robby Giusti, che ci spiega un pochettino meglio di cosa si tratta. Ciao amici, una grande notizia, il Covid non c'è più! Da queste immagini capirete che il Covid non c'è più! Tanto che ieri, alla festa dell'Unità di Modena, il presidente Giuseppe Conte ha fatto letteralmente un tutto esaurito! Mentre le discoteche sono chiuse, gli stadi vuoti, senza pubblico. Distanziamento a scuola, con bambini con le mascherine, però alla festa dell'Unità il nostro presidente Giuseppe Conte, con tanti fans tutti ammassati. Condividete, perché questa è la dimostrazione che il Covid non c'è più. Ciao a tutti. Robby, sempre simpatico nelle sue diciamo così, delucidazioni. Insomma, quindi effettivamente tantissima gente è stata ad incontrare il Premier. Abbiamo anche un'intervista proprio sua all'interno della festa Unità. Poi attenzione, perché noi personalmente di TVB Studio 85, a differenza di tante altre televisioni, noi abbiamo l'intervista esclusiva solamente per noi. La guardiamo tra un po'. Adesso prima la testimonianza del nostro Premier. Ah, ci abbiamo Robby in linea, perfetto, bellissimo. Ciao Robby, ti davo per disperso. Ci sei quindi? Sì, no, ci sono, ho dei problemi di linea oggi. Secondo me mi stanno boicottando. Ti sento veramente molto basso. Vediamo se riusciamo a sistemare l'audio. Arriva. Ecco, adesso va già un po' meglio, sicuramente. Allora, stavamo guardando questo tuo video. E adesso mi senti bene? Sì, mi senti alla, bene, alla adesso. Grande. Quando tu hai esordito dicendo il coronavirus non c'è più, è finito, cioè, mi stavo mettendo veramente a ridere in diretta. Cioè, effettivamente questa è una situazione che tu hai analizzato, e adesso dacci una specifica di quello che abbiamo visto. Allora, diciamo che l'ho fatto in tono satirico, anche perché la satira non è reato, non ci fanno chiudere la televisione, Luca, quindi continuiamo a fare satira dicendo delle cose, ahimè, anzi ai noi, anzi ai loro, delle cose giuste, vere. Anche ai loro. No, non si dice. Non, mai. Allora, una cosa, Luca, onestamente, a me viene da ridere, perché il video mi fa ridere anche a me, l'ho rivisto e mi viene da ridere. Però, a parte gli scherzi, qual è la differenza nel tener chiusa una discoteca, o uno spiegato, la discoteca ci può stare perché i giovani non capiscono che quando si è vicini è meglio usare mascherine. Però uno stadio, no? Seduti allo stadio, una sala di fianco all'altra con le mascherine, ditemi, qual è la differenza? Anzi, forse più controllato lo stadio che una manifestazione tipo quella di ieri alla festa dell'Unità. Esatto, questa è stata la tua considerazione, cioè in virtù del fatto, insomma, che ci fosse un personaggio come il Premier, per cui insomma c'era tantissima gente, molta più di quella che solitamente c'è. Però sembrerebbe, perché ieri l'abbiamo constatato, che le sedie erano fissate per terra e a distanza regolamentare. E il problema era dietro le sedie. C'era gente in più. Il problema è dietro le sedie, il problema è prima l'arrivo. Cioè, ti dico onestamente, Conte ha fatto la stessa figura che ha fatto, noi siamo sopra le parti, quindi la stessa figura che ha fatto Salvini nelle sue manifestazioni. Cioè,
i leader politici da una parte e dall'altra stanno facendo gli stessi identici errori, ovvero parlare bene, predicare bene e rassolare male. Questo sono d'accordo con te, anche Salvini a suo tempo fece questa... Tuttora, io per onestà intellettuale, a prescindere dalle idee politiche, ognuno ha i suoi gusti politici ed è giusto che sia così, come c'è chi ha i gusti proprio sentimentali come te, giustamente, che ti piacciono un certo tipo di persone, io amo le donne, ok? Detto questo, ed è giusto così, la vita è questa, però la stessa cosa... Se tu predichi bene, però non puoi poi razionare male, esatto. Giusto? Sì, però diciamo che è stato accolto in maniera positiva a Modena, mi sembra, dai commenti, degli applausi. Ma guarda, non è... cioè, devo essere onesto, guarda, te lo dico, sconvolgerò tutti. Io sono onesto e conta a me personalmente come figura non dispiace, nel senso che lui alla fine... si pone bene, in Europa ha portato a casa dei soldi, quindi tra mille difetti e mille difetti ci sono anche dei pregi. Sicuramente si presenta bene, sicuramente meglio lui che Zingaretti a livello politico, a prescindere dalla bontà o meno di una persona, si presenta meglio Conte che Zingaretti al pubblico. Cioè, dici che sulla carta è più bello incontrare Conte che Zingaretti, forse perché sì, è più carino, c'è un ciuffo più bello. Europeo, a livello europeo, ma forse Zingaretti si presenta meglio anche dello zio Berlusconi, okay? Che è un grande imprenditore, è stato un grande imprenditore, ormai è una persona anziana, cioè proprio a livello parlo di fisico, a livello di pelle a tu per tu, sì, se sì. Fossi un uomo politico straniero, Conte si presenta bene. Potremmo chiedere, noi abbiamo un paio di amici stilisti, chi tra questi personaggi si può presentare meglio? Potrebbe essere così una sorta di piccolo sondaggio, effettivamente Conte a livello estetico insomma si presenta bene, si pone in ordine, sempre la sua bella cravatta, la giacca, ovviamente è impeccabile, sono d'accordo con te. Salvini si presenta peggio, anzi potremmo fare proprio un talent nostro, esatto. TV Studio 85, politico talent, dove andiamo a valutare gli aspetti positivi dell'immagine di questi artisti, Salvini, di questi politici, perdonami, sono anche artisti. Sì, sì, ma infatti, però diciamo che Salvini fra tutti si amalgama meglio con i clandestini, perché non si riconosce tanto tra la barba e la camicia. Diciamo che Salvini è più, ha più lo spirito del Veneto lavoratore. Esatto, sì, giusto. Il Conte, il presidente, ha più lo spirito dell'avvocato romano. Del colletto bianco, bianco direi, impiegato, non so, tipo quello che lavora in banca, ecco, questa mi dà l'idea più o meno. Zingaretti potrei imitarlo, eh? Zingaretti lo chiamiamo, cioè, sì. Con l'aperitivo in mano a Milano, non c'è il Covid. Quello è, va bene, senti Robby, tra l'altro... Sto scherzando, io sai che gioco. Certo, no, mancherebbe. Gioco e scherzo. Senti, Robby, io so che tu stai preparando un video importantissimo, molto bello, che si aggancia con quello che ci ha spedito Andrea, il nostro telespettatore, di una situazione veramente penosa di rissa fra stranieri che è capitata qualche giorno fa nella zona nord di Modena. Tu so che, non so se ti ha spedito già il file per riuscire a fare quel collage che stavi facendo, so che stai preparando un'altra cosa, perché un altro tuo follower... Mi è arrivato in verità lo stesso file, è lo stesso personaggio che però ha chiesto di poter raccontare la storia, quindi io chiederò ad Andrea di venire in puntata, se hai piacere. Esatto, bravo. E di raccontare quello che è successo, che cosa dici, Luca, lo potremmo fare, no? Sono d'accordissimo, anche perché cioè, è questo, rendere protagonisti i nostri telespettatori, penso che sia il traguardo più bello che potessimo desiderare, nel senso che comunque siamo tutti impegnati sulla stessa causa, viviamo tutti sullo stesso pianeta, abbiamo tutti gli stessi problemi, per cui se cerchiamo di metterci a conoscenza reciprocamente è la cosa più positiva che si possa fare. Cioè, assolutamente, Luca, assolutamente. Bene. E c'è anche un altro servizio che stiamo preparando, Luca, dove degli immigrati clandestini in arrivo verso l'Italia non fanno altro che prendere in giro l'Italia dicendo ma stiamo andando nel paese dei balocchi, la traduzione, esatto. In sostanza, ma non è vero, io pensavo che non fosse vero, ma qua sono col mio cugino, ho capito che veramente è tutto vero, c'è in Italia sigarette, le donne che ci stanno aspettando, è tutto bello, e questo qua lo stiamo montando, che è un video scoop. Perfetto, quello veramente è da non perdere. Robby, io ti saluto, ti ringrazio, grazie di essere intervenuto e buona serata. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Okay. Ciao Conte, Giuseppe Conte, nostro presidente.
Matteo Salvini, tutti insieme che ci fanno divertire tutti i giorni. Esatto, esatto, altro che le comiche. Bene, grazie. Allora, intanto devo salutare anche gli amici di Facebook, come Ilaria, abbiamo anche Anna, abbiamo Luca, Filippo e Giovanni che ci stanno salutando, sono spesso con noi, questo ci fa molto piacere, fidelizzare, diciamo così, l'ascolto alle 19 alle 20 su TVB Studio 85, canale 85 del Digitale Terrestre, altrimenti su Facebook, insomma, TVB Studio 85. Abbiamo anche il WhatsApp, ci facciamo mancare niente. 346 10 77 159. Adesso abbiamo il video di Conte e poi dopo ritorniamo di nuovo insieme. Per Giuseppe Conte alla festa nazionale dell'unità a Modena. Per il premier è la prima volta una festa del PD e a giudicare dalla partecipazione, dagli applausi, dagli incoraggiamenti a non mollare che arrivano da tutte le parti, il battesimo è stato dei migliori. Conte è stato intervistato da Maria Latella che lo ha punzecchiato sulla sua presenza alla festa del PD dopo la partecipazione alla festa del fatto. Intervistato a una festa dell'unità? La prima volta in assoluto. Ecco, allora... Gli applausi sono stati belli, sentiti e calorosi, grazie. Tra i temi trattati, scuole, elezioni regionali, Alitalia, referendum, recovery plan e sul MES. Dopo l'appello di Nicola Zingaretti, con il quale si sente spesso a non rinviare, Conte ha messo in chiaro. Il mio è un atteggiamento molto laico, non è MES sì, MES no, a prescindere. Adesso stiamo elaborando i progetti, ci arriveremo, poi immagino mi chiederà qualcosa sul recovery plan italiano, sul piano di ricostruzione italiano, e allora elaboriamo i progetti, vediamo cosa serve alla sanità, vediamo i fondi disponibili, quelli che ci servono, e poi come un buon padre di famiglia valuta quelli che sono i flussi di cassa, il quadro finanza pubblica e decide di conseguenza. In questo momento io, d'accordo anche con il ministro Gualtieri, non ci sentiamo di dire sì o no. Se sarà sì, ci serve il MES, l'ho detto pubblicamente, andremo in Parlamento, discuteremo pubblicamente nella sede opportuna, nel luogo opportuno. Ecco qua, insomma, avete sentito, Conte è sempre propositivo, è sempre convinto che tutto possa andare bene, questo ci fa molto piacere, ci rincuora un po' tutti. Allora attenzione, però noi rimaniamo sempre nel tema della festa unità, non perché vogliamo andarci a mangiare, forse ci andremo più tardi, ma per quanto che abbiamo il nostro Christian Rossi che ieri lamentava appunto del fatto che non, alla festa unità non c'erano le prevenzioni giuste, non c'era la distanza, non c'era la mascherina, non ti provavano la febbre. Tutte queste cose però noi ovviamente abbiamo risposto, mi dispiace, però fin quando non abbiamo la prova tangibile non ti possiamo dire che hai ragione. Ma attenzione, perché la prova tangibile forse può arrivare dopo la pubblicità. State lì. Ora che è tornata la libertà, possiamo rivederci da Arturo. Pizzeria Arturo vi accoglierà in tutta sicurezza e prevenzione. Voi state comodi al tavolo, che la pizza ve la serviamo noi. Quella di Arturo. Come non lo vedi, voglio te. Mai come ora, restare a casa è importante. Oloil, adatto per tutti gli imprevisti della vita di ogni giorno. Può essere utilizzato per il trattamento quotidiano di tanti tipi di ferite e ustioni. Cosa sta succedendo? Ho io la soluzione. Nonché herpes, acne, punture di insetti, emorroidi, piaghe da decubito e così via. È per sua natura antibatterico e può essere utilizzato senza disinfettanti. Oloil, vegetale, multifunzionale. Lo trovi in farmacia, in erboristeria, nei migliori centri estetici e sullo shop online. A Correggio, Sterigam, specializzata nella produzione di sistemi per la disinfezione e sterilizzazione, prodotte con materiali di prima qualità e utilizzando le più moderne tecniche produttive. Anonantola benevolmente crea percorsi di evoluzione e di crescita attraverso trattamenti olistici personalizzati, volti alla scoperta e alla valorizzazione della propria essenza con equilibrio e armonia. Lazy Garden nasce nel 1986, specializzandosi nella vendita, noleggio e riparazione di attrezzature per il giardino, offrendo soluzioni utili con prodotti di alta qualità. Chiamaci o visita il nostro sito. A Novellara, l'azienda Novati produce il pregiato parmigiano delle vacche rosse e gustosi latticini freschi. Vienici a trovare, oppure acquista comodamente online.
Allora, qui ci troviamo sempre a Mirandola. Siamo nell'edificio adibito alla produzione di Oloi. Ora vi mostrerò un po' alcuni macchinari che vengono utilizzati per la produzione della materia prima. Oloi è un prodotto vegetale che deriva da due piante, della pianta del neem, che è una pianta indiana da cui noi importiamo l'olio che facciamo fare appositamente in India, poi l'altra pianta è l'ipericum perforato, chiamata anche erba di San Giovanni. Questo fiore viene raccolto sulle colline di Bologna in un'azienda biologica certificata e si raccoglie in una settimana, di solito è l'ultima settimana di giugno, viene raccolta a mano e viene congelata entro 24 ore. Ora vi faccio vedere dove conserviamo noi i fiori, che poi durante l'anno subiscono la lavorazione, quindi la macerazione nell'olio di neem. Quello che voi vedete qui è un bioreattore, è l'attrezzatura che noi utilizziamo in Rimos per produrre Oloi. Qui sta il nostro segreto, la nostra ricetta segreta. Qui all'interno viene messo l'olio di neem che compriamo, come ho detto, e facciamo fare appositamente da un'azienda certificata in India, e mettiamo dentro l'ipericum, i fiori di ipericum che teniamo dentro la cella. Qui viene prodotta la materia prima che poi viene utilizzata per fare anche il gel. E il prodotto lavorato in questo modo permette di esprimere tutte le proprietà sia del neem che dell'iperico. Queste proprietà sono tali che qualsiasi tipo di lesione esterna che possa essere in vario stadio di infiammazione, granulazione, riepitelizzazione, il nostro prodotto funziona sempre e si può usare solo questo. Un'altra cosa importantissima è che non è necessario utilizzare disinfettanti perché ha una capacità antibatterica e antisettica grandissima. Ecco perché il Ministero della Salute ci ha permesso di utilizzare la parola autonomo, cioè senza disinfettanti, la parola multifunzionale, perché può coadiuvare e aiutare a risolvere tantissimi problemi sempre di ferite esterne. Questa è la novità di un prodotto vegetale, multifunzionale, autonomo, che si può usare in ogni momento di ogni lesione. Eccoci qua ancora insieme, il bello di dirsene, 346 10 77 159 per mettersi in contatto con noi via WhatsApp, ma sento già dei rumorini di sottofondo che forse mi garantiscono che in questo momento abbiamo il nostro Cristian Rossi collegato con noi. Cristian, buona serata. Allora è un rumorino strano, è forse un topolino che girava in studio. Allora, intanto ricordiamo anche la nostra pagina Facebook, abbiamo sempre tantissimi amici che ci seguono da Facebook, perché è molto più dinamico, è più comodo, è più pratico, tu prendi il telefono, te ne vai in camera da letto, in bagno, in cucina e puoi tranquillamente interagire con noi. Ciao Cristian, buona serata. Non si sente, non sentiamo l'audio, sai? Sai Cristian, secondo me l'hai disattivato, prova a parlare. Allora, sì. Qua, allora, là. Vai, viene, come là, vai? L'audio attivo, mi senti? Adesso sì. Oh, eccoci qua. Allora, Cristian, allora, facciamo una piccola prefazione. Ci siamo lasciati ieri dove tu sostenevi che alla fiera, cioè anzi alla festa dell'unità di Modena, che è tra l'altro una festa dell'unità nazionale, non c'erano le precauzioni giuste per il Covid-19. E ci sei andato tu personalmente a visionare tutto. E quindi? Ci sono andato e ci tornerò anche. Perché come andremo a vedere nel servizio dopo, vedremo che le regole non sono uguali per tutti. Allora mi collego a quello che diceva il nostro Robby Giusti prima. Come mai le regole non sono uguali per tutti? Come mai il primo cittadino dell'Italia chiede di non fare aggregazioni e poi lui è quello che fa aggregazioni? E diciamo adesso aggregazioni
c'era sì e no un centinaio di persone, per un Presidente del Consiglio diciamo che è molto poco, e già questo deve far riflettere. Però un centinaio di persone c'erano, come dicevi tu prima, le sedie erano fissate per terra. No, sbagliato, le sedie in quella serata lì non erano più fissate per terra. E come mai tutto questo? Come mai non sono state riprese tutte le persone che c'erano lì ad ascoltare il comizio, diciamo, di Conte? E dicelo tu, Cricchi, lì, come mai? Perché sennò non ci stavano, no? Sennò non ci stavano, quindi ha svitato le sedie, hanno fatto aggregazione, ma nel nuovo decreto che ha firmato proprio Conte c'è scritto che non si può fare aggregazione. Oltretutto abbiamo visto gente senza mascherina, perché come logico che fosse, sopra gli autoscontri e alle giostre e quant'altro... Esatto. Allora, ti interrompo, perché proprio il filmato che ci hai rilasciato, ci sono proprio queste testimonianze. Facciamo così, guardiamo il filmato, però mi piacerebbe evitare le interviste di Conte, perché la volevo fare verso la fine, se è possibile. Per cui dovrebbe sempre essere dentro questo file che ci hai mandato, anche l'intervista della Daina, giusto? Sì. Allora, quella lì la teniamo per dopo, perché ricordiamolo che siamo l'unica televisione che ha avuto lo scoop di avere un'intervista del Premier Conte, per cui tanto di cappello alla giornalista Daina che collabora con noi alla grande, poi la vedremo insieme. Intanto vediamo quello che è successo tra Luna Park e Festa dell'Unità. Eccoci qua all'ingresso della festa del PD. Andiamo a vedere se ci provano la febbre, se prendono giù anche tutti i dati. Andiamo a vedere. Ma prendete la febbre, ma come facciamo poi a sapere per i dati? Prendete la febbre, ma poi? 36. Ok. Lì tu a 35.4. Ok, ma se succede qualcosa come facciamo a sapere noi per i dati? Come? Come fate a rintracciarci? Non si fa. Non ci potete rintracciare. Vabbè. Quindi avete visto, ci provano la febbre all'ingresso, ma non ci possono rintracciare. Adesso sono le 11 di sera, quindi Conte è già andato via. Andiamo a vedere un pochettino di assembramenti. Vediamo, poi ci guidiamo anche le giostre come possono funzionare, dato che sono tutti ovviamente senza mascherina, anche perché è duro tenere la mascherina le giostre. No, sì, qua è dove sta mangiando Conte, decisamente là in fondo. Vediamo Mazzarelli e gli altri. Devo dire comunque un po' di gente qui davanti, ma non più di quel tanto. Abbiamo più che altro tanta polizia. Insomma, effettivamente era proprio come dicevi tu, Cristian, devo dartene atto, avevi ragione. Sai che continuiamo a non sentirti, si vede che hai dei contatti col telefono. Mi senti? Adesso sì. Ecco, si vede che l'auricolare oggi non ne voglia. Allora, come ti stavo dicendo, ieri era martedì, quindi stiamo parlando di un giorno che difficilmente la gente esce. Poi era motivata per Conte, e onestamente mi dispiace per Giuseppe, ma non c'era sta gran ressa davanti a lui. Però andiamo a analizzare venerdì sera o sabato sera o domenica sera, veramente, quella che è la festa dell'unità. Ma attenzione, se stiamo parlando della festa dell'unità, ne stiamo parlando semplicemente per il fatto che ci sono delle regole contro un virus che ha fatto 35.000 morti in Italia, ok? E non 135.000 come ha detto Conte. Quindi stiamo parlando di un virus serio, stiamo parlando di un virus che ancora colpisce. Certo, sono tutti solo asintomatici, però se ci sono delle regole devono essere uguali per tutti. E allora perché queste regole non sono uguali per tutti? Perché il ristoratore dentro la festa dell'unità può assemblare la gente dentro il suo ristorante
e il ristorante invece in centro Modena, che paga chissà quanto di tasse per essere lì, deve tenere la distanza, non può fare questo, non può quindi tenere un certo ristorante numero non dentro, i classici eccetera. Tavoloni dove, questi tavoloni lunghi dove si ci mette a sedere tutti, cioè, tra che ne so, familiari, sconosciuti, insomma gente che non ha nulla a che fare l'una con l'altro, senza mascherina, gomito a gomito, se ho ben capito. Sì, ma certamente sì, ma poi avete visto anche il primo cittadino, ripeto, d'Italia, che è Giuseppe Conte, che era a sedere di fianco al nostro grandissimo, perché io l'apprezzo tantissimo, anche se non sono del PD, Giancarlo Muzzarelli, che è il sindaco di Modena, io l'apprezzo tantissimo come sindaco, però erano a sedere spalla contro spalla, ovviamente senza mascherina, perché dovevano mangiare. Allora, quelli lì non sono congiunti, o almeno che sappiamo noi non sono congiunti. Poi magari hanno delle altre tendenze, però speriamo di no. Però insomma, però loro... il problema era anche sul reparto Luna Park. Ho visto tutti questi ragazzi sul Joss senza mascherina, a contatto l'uno con l'altro. Ma questo è un dato comunque preoccupante, anche perché poi lo sappiamo, ecco, che questi giovani sono quelli più tendenzialmente che possono trasmettere maggiormente questo virus. Ma certamente sì, ma anche lì si poteva far diversamente. Ci sono tre posti, come abbiamo visto, su una giostra, su ogni braccio di una giostra. Benissimo, ci saliva solo uno. E qual era il problema? Certo che ogni volta che scende una persona, come dobbiamo fare noi nei locali di pubblici spettacolo che sono chiusi, ok, perché non possiamo ballare, allora dobbiamo sanificare ogni sedia, ogni tavolo quando arriva una persona nuova, e invece su quelle giostre ovviamente è impossibile tutte le volte che si ferma andare a sanificare dappertutto, giusto? Certo, giusto, allora giusto. Il giusto dove sta? Dov'è il mezzo di Ma questo ti giusto? Mi è sembrato di aver intravisto qualcuno che fondamentalmente potesse dare un'occhiata, una controllata, diciamo così, per queste prevenzioni, o proprio era sul selvaggio totale? No, no, attenzione, le persone preposte per ricordare il distanziamento sociale c'erano, le abbiamo viste, e c'è anzi un'agenzia che le fa e le abbiamo viste. Apro però una parentesi, come avete visto a inizio servizio, che praticamente quando si prova la febbre bisogna prendere giù nome, cognome e numero di telefono, perché se ci fosse un contagiato lì in mezzo che va a contagiare altra gente, loro come noi gestori sono obbligati ad informare tutti. E allora se io, come avete sentito nell'intervista, arrivo davanti all'ingresso, mi provano la febbre e non mi chiedono nome, cognome, numero di telefono, come faranno mai a rintracciarmi? E allora ripeto per la centesima volta, la verità, la giustizia, dove trova il mezzo qua? Dov'è il centro della giustizia? È giusto quello che fanno loro o è giusto quello che loro fanno a noi? Allora, Cri, intanto ti fermo perché abbiamo dei commenti che stanno arrivando, stanno veramente, sono copiosi, come anche Anna Rita che dice bravo Chris. Poi abbiamo anche Marco che ti fa i complimenti, e Gigi che dice sì, effettivamente alla festa dell'unità sembra che tutto sia permesso. Insomma, noi ci siamo permessi di toccare questo tasto solamente in virtù delle prove che abbiamo portato questa sera, perché prima eravamo veramente molto scettici, ma effettivamente c'è proprio una situazione, uno stato brado completa. No, ma aspettate che tra un po' iniziano i concerti belli, quelli con Cristina D'Avena, Gemboy e quant'altro, e allora anche lì andremo a filmare se queste benedette sedie si spostano avanti e indietro e come fanno a far entrare la gente, che mezzi usano e come li usano. Poi vorrei istigare un po' gli spettatori di Rivisto gli 85, perché li ringrazio dei complimenti, ma vorrei che qualcuno invece mi potesse dare torto. Vorrei che un tuo telespettatore ti scrivesse e dicesse: Cristian, non capisci niente, perché vi vorrei anche un po' confrontare, giusto, perché giusto, purtroppo è brutto dirlo, ma tutti ci danno ragione, come tutti danno ragione a Robby Giusti. E allora se tutti quanti ci danno ragione, però tutti quanti vanno alla festa dell'unità. È vero. Ascolta Cri, facciamo un discorso invece un pochettino più tecnico, perché la Dyna, che praticamente è un tuo talescano, sei il talescano della Dyna come giornalista, è riuscita, l'unica giornalista a Modena, a riprendere un'intervista con il Premier Conte. La vogliamo vedere insieme? Attenzione,
onore al merito per quello che ha fatto, perché ci vuole molto coraggio, però non è giornalista, è inviata, dobbiamo dirlo, perché sai che siamo sul filo del rasoio. Esatto, eh? Però ero già molto più avanti, sarà sicuramente giornalista breve, perché con la carica che ha quella ragazza, poi tra l'altro uno dice per forza, perché Conte si sa che gli piacciono le bionde, però sta a guardare il suo servizio. Ci sono una parola di conforto per tutti? Quale potrebbe essere in questo momento? Conforto per chi? A chi sto parlando? In generale, per tutti quelli che la seguono. Ma e siamo fiduciosi, affrontiamo adesso l'autunno con una forza, determinazione e siamo tranquilli. E per le scuole? Cosa ne pensa? Per le scuole siamo preparati e vedrete che ce la faremo. Grazie. Presidente, grazie, ancora davvero, ci ha trattati come dei fratelli. Bene, insomma, abbiamo conosciuto così la Daina. Devo dirti la verità, Cri, senza offesa, senza pensare male, anche se c'era qualcuno che diceva che a volte si ci azzecca, però quando il Premier Conte ha detto chi sta parlando, secondo me voleva intendere mi dai il numero di telefono, perché voleva conoscerla sicuramente. Guarda, sicuramente Conte, non so perché, ma gli è stata data la possibilità di avvicinarsi solo alle donne. Quindi già questo è tutto un dire. Però dico, è stata bravissima, onore al merito, perché sappiamo benissimo cosa vuol dire andare davanti a certi personaggi e non impapinarsi e anche riuscirgli a fare due domande. Ci mancava la testa sulle discoteche, ma esatto, come avete visto, gliela stava per fare, ma l'hanno giustamente anche allontanata, perché forse hanno capito anche loro che non volevo un semplice selfie. Bene, Cri, prima di salutarti, anche una nostra amica che dice io ci sono andata, nessun tipo di distanziamento, soprattutto sulle giostre. Infatti avevamo menzionato poc'anzi proprio questo particolare delle giostre, che sono un po' così allo sbando. Cri, ti devo salutare perché ho altri paio di servizi da dover mandare in onda. Rimaniamo monitorati sul Festival dell'Unità di Modena, ok? Ma rimaniamo monitorati su tutto, perché bisogna che torniamo a aprire tutti, bisogna che la gente si svegli un po' e ci dia un po' la mano anche a noi, perché non si può vedere queste differenze sociali, sociali. Bene, mi piace tutto il finale, proprio bello carico. Ok, Cri, buona serata e se vai alla festa dell'Unità, mi raccomando, gnocco e tigelle, perché lì non sbagli. Va bene. Ok, bene ragazzi, stanno arrivando veramente tantissimi messaggi, sicuramente prima della chiusura avremo modo di parlarne, di salutare, molti saluti, molti nostri amici che ci guardano su Facebook e chi ci guarda dalla TV, che sembra quasi un option, ma invece no, noi in realtà siamo televisione, però adesso sono tutti questi media, li abbiamo agganciati, per cui anche via web riusciamo a essere presenti. E anche su WhatsApp 346 10 77 159 stanno arrivando dei messaggi, avremo modo anche di leggerli. Adesso invece andiamo, rimaniamo sempre nel tema, diciamo così, del Covid-19, anche perché c'è Lucia Azzolina che ha un nuovo comunicato da farci sentire. Ha facoltà di parlare la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina. Non esiste rischio zero, ma la scuola riparte in sicurezza. Lo ha assicurato la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina intervenendo alla Camera. Un lungo discorso, quello della ministra, nel quale ha difeso l'operato del governo nel gestire l'emergenza, elencando tutte le misure prese a favore della scuola. Sono state emanate regole chiare, tra le più rigorose in Europa. Rispetto agli altri paesi europei, siamo gli unici che hanno compiuto scelte così nette, sia sul fronte dell'organico aggiuntivo che sulla distribuzione gratuita per tutto il personale scolastico e per tutte le alunne e gli alunni di 11 milioni di mascherine al giorno. Poi la ministra ha richiamato tutti alla responsabilità. Non esiste il rischio zero, lo sappiamo. Quindi sarà necessaria la responsabilità di ciascuno, dentro e fuori il perimetro delle nostre scuole. Quelle regole civili, di protezione e di buonsenso che le autorità sanitarie hanno indicato come strumenti per contenere la diffusione del virus, potranno verificarsi di settimana in settimana ipotesi di sospensione delle attività didattiche in presenza delle nostre classi. Non vanno creati allarmismi, sta accadendo in tutto il mondo. Le nostre scuole hanno tutti gli strumenti per affrontare ogni criticità, grazie ai tanti strumenti messi in campo nei mesi scorsi. Infine, una esortazione anche alla responsabilità della politica. La propaganda elettorale ha usato la scuola in modo sconsiderato. Faccio un appello a tutti. Teniamo fuori la scuola dalle dispute elettorali.
È da irresponsabili strumentalizzare l'educazione delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi per un pugno di voti. Eccolo qua, insomma, ringraziamo anche gli amici e i colleghi che ci forniscono questi video. Quindi Lazzolini dice: teniamo fuori dalla scuola le dispute elettorali. Tutti hanno applaudito perché effettivamente, insomma, sembra un discorso abbastanza logico e da condividere. Allora, tra l'altro, già da qualche tempo a questa parte diversi nostri telespettatori diventano inviati, per cui ci mandano dei video o ci segnalano dei video che ci sono in rete su YouTube, dove riteniamo che siano interessanti, per cui è anche nostro piacere poi farveli vedere, tipo come questo, che è un professore di medicina legale, professore Pasquale Mario Bacco, che nel corso della manifestazione che si è tenuta a Roma, lui avrebbe sostenuto che vuole assolutamente chiedere lo scioglimento dell'Ordine dei Medici. Guardate il servizio. Della pandemia del governo giallo-rosso, per la questione sul divieto di fare autopsie. Fondatore, insieme a Giulio Tarro e al magistrato Giorgianni, dell'associazione L'Eretico. Anche voi siete qui oggi, perché? Beh, siamo soprattutto per dire che non siamo negazionisti. Noi non neghiamo assolutamente l'esistenza del virus, neghiamo l'esistenza del virus così come ci è stata raccontata, di questo virus che è diventato solamente uno strumento per seminare terrore e per farsi gli affari propri da parte di questo governo. Quindi è importante esserci, è importante testimoniare anche che ci sia una grande omogeneità per quanto riguarda le associazioni. In una recente audizione alla Camera dei Deputati ho sentito una dichiarazione che avete chiesto lo scioglimento dell'Ordine dei Medici. Come mai? Perché io ricordo sempre che tutti i morti sono tutti sulla coscienza di questo governo, perché non sono state fatte le autopsie che erano caldamente sconsigliate. Ora, tutto quello ha portato ad un errore incredibile della terapia e quindi i medici, inconsapevoli e in buona fede, sono diventati degli strumenti di morte. Ma noi ci chiediamo: dov'era l'Ordine dei Medici quando non facevano fare le autopsie? Dov'era l'Ordine dei Medici quando hanno dato un protocollo sbagliato? Questo Ordine dei Medici è ormai diventato soltanto una tutela per una parte dei medici, per una casta. Del resto, una struttura che diventa un tribunale inquisitorio non può esistere, non ha senso di esistere. Il medico deve agire secondo scienza e coscienza. Le ricerche per una cura o per una terapia sono andate avanti e le istituzioni italiane fanno ancora resistenza come all'inizio? Beh, ormai diciamo che devono fare meno resistenza, perché ormai si è capito che la terapia c'è. Questo virus non ha ucciso nessuno direttamente sotto i 60 anni. Tutti i morti sono morti o che avevano già delle patologie o che avevano dei problemi al sistema immunitario, tipo un'elevatissima età. Noi abbiamo gli antinfiammatori e cortisonici, anticoagulanti, tra cui l'eparina, e abbiamo gli antibiotici per la sovrainfezione batterica. Questa terapia permette di curare perfettamente il SARS-CoV-2. Non c'è bisogno delle terapie intensive, non c'è bisogno di essere intubati, tranne rarissimi casi. Quindi non c'è bisogno neanche di fare il vaccino, è una truffa, diciamolo con acqua di fogna, un regalo alle lobby farmaceutiche. Fra i vari insulti che sono stati avanzati all'intera piazza che oggi è qui, fascisti, nazisti, c'è anche il termine negazionista, che ha un significato piuttosto preciso. Svilire questo termine, che cosa vuol dire secondo te, come uomo di scienza e come partecipante oggi, come cittadino che sta qui in piazza a manifestare? Ma guarda, questi cialtroni non hanno più dignità, cioè, noi ormai ci meravigliamo, le cose che sono successe in questi mesi non erano successe mai, cioè questo è un ennesimo piccolo tassello in un insieme. È stata negata la medicina, è stata negata la dignità, sono stati negati i diritti, è stato negato anche la salute. La gente l'abbiamo uccisa, l'abbiamo detto prima. Queste utilizzano tutto per creare terrore e per buttarci addosso tutte le persone. Qua. Eccoci qua, allora un ringraziamento a BioBlu, questo canale web è molto, molto seguito, anche loro hanno coraggio di affrontare argomenti importanti, a volte molto scottanti, come quello che abbiamo visto, questo che ci ha segnalato il nostro ascoltatore Massimiliano. Era il professore Pasquale Mario Bacco, che si è preso le sue responsabilità di dire le cose che ha detto, però teniamo presente che è professore di medicina legale, quindi insomma non è il primo che passa per strada, è uno che sicuramente della materia ne ha fatto la sua professione, per cui insomma quello che dice teoricamente dovrebbe essere abbastanza logico. Noi comunque ci distacchiamo ovviamente da queste sue dichiarazioni.
dichiarazioni, però intanto le abbiamo ascoltate, per questo è importante ascoltare anche quello che le persone vogliono farci sapere, soprattutto perché non avendo vincoli noi possiamo tranquillamente mandare in onda, ovviamente sempre in maniera molto ordinata ed educata, chi ha veramente qualcosa da dire fuori dal coro. Allora, fra le cose che sono successe da dimenticare, ce n'è una sicuramente che è questa, adesso facciamo vedere il filmato, che è successo penso dalle parti di Como, o giù di lì, dove praticamente c'era un assessore che ha tolto violentemente la coperta a un senza tetto, senza motivazione, cioè praticamente toglie queste coperte e dice basta, voi qua non dormite più, adesso vi prendo la coperta, la porto da un'altra parte, poi magari darò fuoco, voi qua ve ne dovete andare, non vi vogliamo, ecco, questo più o meno è il senso. Io credo che ci sia modo e modo di comportarsi nei confronti di un essere umano, ovviamente, che è senza tetto, sicuramente non avrà neanche da lavarsi, da cambiarsi, da vestirsi, e l'unico sua ancora, diciamo, è questo ritrovo, diciamo, questo letto così vagante sotto un portico, per far capire la problematica. Questi è sempre inerente anche agli sbarchi, inerente ai clandestini, che quando arrivano ovviamente debbono comunque in una qualche maniera arraffare, vivere, campare, cercare di sopravvivere. E a volte nel senso della sopravvivenza si possono fare cose sbagliate. Ecco. Per cui insomma questo comportamento molto rude, molto secco dell'assessore di Como potrebbe essere valutato in positivo o negativo. Vediamo magari anche qualche messaggio che può arrivare qui su Facebook oppure al 346 10 77 159, perché sono anche curioso di capire voi come la pensate al riguardo, cioè secondo voi è giusto prendere una situazione così a quattro mani, buttare via la coperta e cacciarli, ma dove poi, come, si spostano di mezzo metro, di un chilometro, ma ci sono sempre, quindi tu non risolvi assolutamente il problema. Allora, io direi che siamo giunti al termine. Volevo ringraziarvi, volevo ricordare che domani avremo una bella puntata inerente anche a quello che è successo a Modena, grazie anche al nostro Andrea. Vogliamo far vedere il filmato, così magari facciamo una piccola cappello di apertura per ciò che riguarda praticamente quello che è accaduto nella zona nord di Modena, questi stranieri che si stanno litigando, si mettono le mani addosso, si buttano di tutto, dai pattumi, si prendono a manganellate, bastonate, insomma, fanno veramente di ogni e di più, con il via vai di gente comune, come potremmo forse comune come siamo noi, che a quell'ora magari si sta recando lì vicino perché adiacente c'è una palestra a portare a casa il proprio figlio o il proprio nipote. Per cui sono delle scene così di Far West in maniera completamente gratuita che noi vogliamo analizzare maggiormente per dare attenzione mediatica anche in quella zona dove a Modena ci sono queste problematiche. Domani, come ha detto anche ed accennato il nostro Robby Giusti, ci sarà un filmato un pochettino più corposo composto da questo filmato che ci ha regalato Andrea ieri e che l'abbiamo visto e lo stiamo rivedendo, e in più altre situazioni che il nostro Robby ovviamente è riuscito a raccattare di qua di là. Bene, questo era giusto per ricordare un po' quello che ci sarà domani, ci saranno anche comunque altri servizi. Io vi saluto, mi fermo qui, l'appuntamento con TB Studio 85 continua con la nostra programmazione, invece il bello di dirsele ritorna domani dalle 19 alle 20, altrimenti di notte, altrimenti domani mattina verso le 7 ti ritrovi con la replica di quello che abbiamo fatto quest'oggi. A tutti quanti una buona serata. Canta Perfect Day. Sembrava che anche lui sapesse che tu con me più non ci sei. È una stupenda libertà far colazione senza di te. Neanche una nuvola nel mio caffè. Giorno perfetto. E buttato ciò che non mi serve più. Non ero come sotto ipnosi. E la centrifuga risulta.
che cosa è fantastica, un giorno perfetto, un giorno migliore non c'è, guarda che sole, baby, un sole così non c'era con te, la gente intorno è più bella, sembra che sorride, non lo so. Anche stanotte, di fianco a me tu non ci sei, a volte mi manchi, ma è solo per altri.